Grazie Presidente. Mi auguro che i colleghi Rossetto e Bonben, dopo quanto dichiarato, in sede di votazione, si allineano favorevolmente alla mozione presentata dal nostro gruppo. Questa è la promessa, vista le dichiarazioni benevole e a conforto di quanto a noi rappresentato. Ovviamente la collega Powell un po' meno, questa mozione che risale al mese di gennaio evidentemente rischiava di andare nel dimenticatoio, ma evidentemente la burocrazia amministrativa prima o dopo ci obbliga a scontrarci anche con questo. Noi pensiamo che l'ostilità manifestata nei confronti del Pontefice sia stata una posizione fortemente politica e strumentale. Siamo fortemente convinti che se al governo nel mese di gennaio ci fosse stato il governo di centrodestra, il governo Berlusconi, siamo fortemente convinti che primo questo non sarebbe avvenuto, questo è il primo dato, e il secondo dato è che nel caso invece fosse comunque accaduto, il governo di centrodestra, il presidente Berlusconi, non si sarebbe limitato alle semplici dichiarazioni di circostanza dell'allora presidente Prodi, Veltroni, Mussi e compagni, che si sono limitati così a una semplice disapprovazione dell'accaduto, ma il governo Berlusconi avrebbe mandato a casa sicuramente il ministro dell'università Mussi assieme ai 67 professori. Questo è il primo dato. Quello che è accaduto alla Sapienza dimostra che tipo di insegnanti, questo mi riferisco a quella frazione evidentemente, rischiamo di affidare i nostri figli. Questo è, secondo me, abbastanza pericoloso per il futuro delle nostre generazioni. Questi professori hanno deciso che il Papa non era l'autorità compatibile con l'Ateneo romano. Questi, così loro hanno dimostrato di possedere l'autorità nel decidere questo. È un atto grave. Questi professori in sostanza hanno, con questo loro atteggiamento, avallato dai politici che governavano l'Italia nel mese di gennaio, hanno, quindi avallata quindi dal politico di governo, hanno questi professori stabilito i confini, hanno stabilito, questa è una cosa molto grave, hanno stabilito i confini di ciò che si può fare e ciò che si può dire all'università. Dato, è il dato oggettivo che deve conoscere.
Quindi questi 67 professori, assieme a chi li ha sostenuti, hanno avuto il potere di decidere sul tempo. Addirittura nella trasmissione, sono appunti un po' vecchi, però cerchiamo di fare un po' di memoria, addirittura nella trasmissione Ballarò del gennaio del 2008, 5 mesi fa, il professor Rodotà dice, e questo fa capire tutto, dice testuali parole: come si riconosce il diritto al Papa di partecipare ad un'iniziativa all'interno dell'università, si deve garantire altrettanto, ovviamente 67 professori della Sapienza, il diritto di contestare tale visita. Questo dichiarava il professor Rodotà alla trasmissione di Ballarò. In sostanza, questi docenti, assieme a quelli che hanno permesso loro di avere un atteggiamento, un comportamento di questo tipo, sono quei classici insegnanti, tra virgolette, che non accettano il confronto. Perché? E qua il peggiore è che il confronto si basa sulla forza della ragione. Questo è molto grave. Quindi, basandosi sulla forza della ragione, evidentemente questi insegnanti non sono stati capaci di affrontare quello che invece avrebbero dovuto fare. Ciò che è successo evidentemente ha reso ridicolo lo Stato italiano, evidentemente, e quando dico lo Stato italiano, in primis il governo, perché non è come dice la collega Powell per motivi di sicurezza, è proprio il contrario. Allora il sindaco Bertoni parlava che per ragioni di sicurezza, per ragioni di opportunità relative alla sicurezza, era sconsigliata la visita al Papa. Quindi è tutto l'opposto di quanto lei ha detto. Io vorrei fermarmi qui e sono curioso così di sapere se i colleghi che mi hanno preceduto, forse non bene, visto che hanno dichiarato la solidarietà al Papa e quindi mi riflesso alla mozione, modificabile se ci fosse la necessità per certi versi, ma è potuto rimaneggiare, siamo curiosi di capire e di sapere come al momento del voto si può fare. Grazie. A lei.